Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono tipo 3 anni che faccio mukbang, no, 2 anni che faccio mukbang e ancora non so bene inquadrare, come posizionare la videocamera, le luci, quindi spero si veda bene e spero si riuscirà a vedere bene tutto quello che ho preso, perché ragazzi stavolta ma si strappiamo tutto, che se cerco di aprirle queste buste veramente. E ho ordinato praticamente mezzo ristorante stavolta, ragazzi. Io come al solito penso di avere gli occhi più grandi dello stomaco, perché a vedere quanta roba ho ordinato. Ma Just Eat ti frega sempre. Allora, intanto che cosa sono queste cose? No, ok. Allora, ragazzi, hanno messo tipo 2 contenitori pieni di brodo, acqua calda, presumo perché il cibo rimanga caldo. Vabbè, fantastico. Poi ci sono varie salse, salsine, salsette eventuali che io non mangio mai, quindi possiamo cestinare già in principio. E poi qui dovrebbero esserci... Oh sì! Allora, c'è anche il gelato, questo lo metto in freezer nel frattempo, altrimenti si scioglie. Gatto Denver sempre presente, se lo sentite, penso che salirà. Vieni, Gatto Denver! Qui sulla sedia, così riuscite a vederlo. Vi siete preoccupati in tantissimi, a parte che non ve l'ho nemmeno detto, ma ho ordinato cinese, ragazzi. E vi siete preoccupati tantissimo per Gatto Denver dall'ultimo vlog, dalle storie. Quindi io e Gatto Denver, fatti vedere, perché guardi il muro? Cioè vieni di qua amore mio. E vogliamo ringraziarvi tantissimo davvero per i pensieri positivi, per l'energia positiva che avete mandato a Gatto Denver, che vi siete preoccupati tantissimo quando è andato dal veterinario. Quindi vi ringraziamo, anche Gatto Denver vi ringrazia, anche se oggi sta guardando verso il muro, non si sa perché. Amore mio. Gatto Stellina è ancora un po' arrabbiata con lui, anche oggi continua a soffiare e a ringhiare. Povero Gatto Denver, e lui sta lì e non capisce come mai e la guarda come per dire ma cosa ti ho fatto di male? Lui dovrebbe avere un po' la voce di Fantozzi, Gatto Denver. Oh, wow, allora ragazzi, qui ci sono i miei spaghetti di Denver che volano e devo sempre fare sta premessa, no? Non mi dà fastidio mangiare con il gatto vicino, toccare il gatto e poi toccare il cibo, no? Non mi dà fastidio, ok. E qui ci sono i miei spaghetti giapponesi con gamberi e ho fatto togliere sia le verdure che l'uovo, ovviamente, naturalmente. Poi, qui non so che cosa ci sia, perché poi c'erano anche, sì, c'erano anche, ma non penso che siano in salsa al limone. Ho preso i gamberi fritti con salsa al limone, però sembra che mi abbiano mandato solo dei gamberi fritti con un pezzo di limone vicino, non ho ben capito se ci sia una salsa al limone sopra oppure no. Un pezzo di nuvola di drago. Ragazzi, non so perché mi vedo così buia in questo video. Oh mio Dio, non posso iniziare il video senza un sorso di Coca-Cola Zero. Ok, fantastica. Amore mio, tu devi mangiare le crocchette speciali e i fermenti lattici. Non puoi mangiare roba cinese. E poi il Gatto Stellina non so dove sia. No, vabbè. Mi hanno mandato 2 porzioni di... Perché me ne hanno mandate 2? 2 porzioni di pollo, di gamberi al limone. For some reason, non so perché 2 porzioni, vabbè. Cioè, già faccio dei mukbang giganteschi, quello che mi mandano il doppio della roba che ordino. E questo dovrebbe essere il toast di gamberi. Di solito me lo mandano intero, qui invece è tutto spezzettato. Beh, ragazzi, a questo punto iniziamo. Io veramente non so... Forse dovremmo iniziare questa volta con l'anteprima, ragazzi, perché... È da troppo tempo che non faccio l'anteprima nei miei mukbang e non va bene, e non va bene. Allora, mie bacchette di Hello Kitty rosa glitterate. Facciamo una bella anteprima come si deve, ragazzi. Allora, questo forse non lo vedete, forse così lo vedete. Ok, Gatto Denver, mi raccomando, mettiti in posa per l'anteprima. Allora, siamo seri. Ok, ce la posso fare. Lo so che sembra una cretina, ma tutti le facciamo le anteprime, solo che di solito le tagliamo. Ok. Non potevo resistere, ragazzi. Comunque, ma che figata che ti mettono questi cosi per tenere il cibo caldo. Veramente, veramente una figata. Apprezzo tantissimo, Nicola apprezza, stessa cosa qua, così riuscite a vedere per bene il cibo, ragazzi, che so che è importante nei mukbang, come insegna
Trisha. Ok, assaggiamo per primo, io direi, questi li mettiamo qua, ok. Il toast di gamberi, che dovrebbe essere l'antipasto, e lo mangeremo direttamente con le mani. Beh, se... oh no, la bacchetta! Ok, oggi useremo le bacchette avanzate dell'ultima volta che ho preso il giapponese, che tra l'altro ho ordinato cinese e non mi hanno mandato le bacchette. Vabbè che ne ho una scorta da 5.000 probabilmente, ma strano che non me le abbiano mandate. Comunque, ah, non vi ho fatto vedere le nuvole di drago, ragazzi. Non possono mancare se ordino cinese. Devono esserci le nuvole di drago. E peraltro, quando ordino cinese, deve essere tutto bello fritto e unto, capito? Perché se no non è un vero mukbang cinese, almeno io penso. Qui c'è il gambero. Ragazzi, se non l'avete mai provato, tosto il gambero e il cinese, sta buono. Vieni, vieni! Quando mi sono alzata per prendere la bacchetta, si è alzato anche lui. Vieni, amore! Comunque, mi chiedete sempre di fare mukbang, e io non so più cosa fare, perché io sono molto contenta di registrare i mukbang per voi, ragazzi. Solo che diventerò una balena. Anche se in realtà oggi ho mangiato solo una piadina, perché prevedevo di filmare un mukbang. Amore mio, non potete capire. In realtà, amore mio, ho capito. Inizialmente volevo mangiare la pasta con gli scampi e ordinare il capestante gratinato, eccetera. Quindi in realtà cibo italiano. Tu, perché sei sfuggito? Ma il ristorante da cui ordino di solito era chiuso proprio il mercoledì pomeriggio, grazie. Strabuoni, ragazzi. Poi alla fine ho ripiegato sul cinese. Né un tovagliolo mi hanno dato nelle bacchette. Mi hanno dato né un tovagliolo nelle bacchette. Vabbè. Perché quando mangi il cinese devi essere tutto unto, cioè fa parte dell'esperienza, suppongo. Gatto Denver. Vedete com'è? Gatto Denver sta qua a fare il pagliaccio. Gatta Stellina dorme lì sulla sedia e non mi va di disturbarla. È venuto un po' a farmi il pru-pru a salutarmi. No, non devo far cadere anche questa bacchetta. È venuto un po' a farmi il pru-pru a salutarmi quando sono tornata a casa, e poi peli che volano, e poi è ritornata lì a fare la nanna. Quindi la lascio in pace. Mi dispiace non farvela vedere tanto spesso, ma lei è più una gatta solitaria, diciamo. Lei non piace tantissimo quando le rompo le scatole, o quando vado a le rompo le scatole. Tra l'altro, dopo che ho fatto il video sulle minoranze, cioè dopo che ho fatto il video in cui parlavo sloveno, c'è stata un po' di confusione e ho ricevuto diverse domande tipo: parli bene italiano anche se sei slovena? Oppure: si sente che non hai l'accento italiano? No, ragazzi, forse non si è capito tanto bene. Io sono nata e cresciuta a Trieste, e quando parlo italiano il mio accento è tipicamente triestino, quindi chi mi dice che si sente dall'accento che non sono italiana non conosce l'accento triestino, che è esattamente quello che ho io. E quando parlo in sloveno lo parlo con l'accento che abbiamo noi sloveni in Italia, che non è lo stesso accento degli sloveni in Slovenia, che ovviamente anche in Slovenia e nelle varie zone, proprio come in Italia, ci sono tipi di accento diversi, e così anche il nostro accento per noi sloveni italiani, ok, non è un accento sloveno, ma è un accento nostro che abbiamo noi in realtà. Alcuni mi hanno chiesto se penso in sloveno, se penso in italiano, ed è una domanda interessante perché non me ne accorgo. Devo farci caso, e ho fatto e ci ho fatto caso. Quando sto parlando in italiano penso in italiano, quando sto parlando in sloveno penso in sloveno. Non so se è una cosa che capita a tutti quelli che sono bilingue, ma per me è così. E quando parlo molto in inglese, magari mi capitava quando abitavo ad Amsterdam, quindi parlavo quotidianamente in inglese, mi è capitato di sognare anche in inglese, stranissimo. Di solito sogno in italiano, ma anche in sloveno, però mi è capitato una volta di sognare anche in inglese.
Che tra l'altro, non so cosa, non c'entra niente, ma voglio menzionare. Allora, uno, il fatto che molti si siano sentiti offesi per il video che ho chiamato, come l'ho chiamato? Come sembrare, come vestirsi da ricchi anche se sei poraccio, una roba del genere. Praticamente è un format americano e in molti mi hanno scritto tu. In realtà in molti me lo dicono spesso, tu Ruby, il video che ha fatto questa youtuber italiana, e il 90% delle volte io non so nemmeno chi sia quella youtuber italiana e leggo questi tu l'hai rubato da tizia e io non so chi siano, magari, cioè sono sicura che siano ragazze simpaticissime eccetera, però io non seguo tantissimo YouTube e chi seguo a malapena riesco a seguire i video delle persone che conosco, figuratevi. Molto spesso le idee o mi vengono oppure le vedo magari dai canali americani, che sono quelli che di norma seguo di più, ma niente da togliere, solo che se non do i crediti a qualcuno non lo faccio apposta. A volte non mi ricordo nemmeno il nome della persona americana eccetera o chiunque sia, ma non è una cosa che faccio con cattiveria, anche perché so che comunque poi viene detto nei commenti, quindi va benissimo. Però riguardo il fatto del titolo e anche l'anteprima, ovviamente, perché non è che lo faccio seriamente se sventolo una mazza di 500 euro che non, ovviamente ho photoshoppato, quindi era ovviamente una cosa fatta per ridere, proprio come l'ha fatto la ragazza in America. Però le cose fatte molto spesso si dà un pochino troppo peso ai video sui canali di trucco, di bellezza, pensando che debbano essere video educativi. Altra cosa fantastica che mi piace tantissimo è quando mi viene scritto perché tu sei seguita da un mare di ragazzine. Ma io mi chiedo, le persone che dicono questo hanno mai visto i dati insight dei miei canali? No, perché sono privati, li vedo io. E li vedono le agenzie con cui collaboro, se me li chiedono, li invio. E la maggior parte della gente che mi segue è la mia età, in realtà, perché la fascia più grande va tipo dai 24 ai 35 anni, una roba del genere. Quindi mi fa super super sorridere. Poi c'è 35-45 e solo dopo c'è quella dei 12-17, una roba del genere, quindi mi fa molto sorridere quando mi viene detto questo, perché in realtà non è così, ma il mio canale è un canale che deve essere ironico, divertente, carino, moda, trucco, non deve essere una cosa da prendersi sul serio, non deve essere un canale educativo. Naturalmente ci sono io che do le mie idee, i miei pareri e faccio i video che mi viene in mente di fare per divertimento. Se poi vedo che hanno successo, magari li ripropongo, perché so che bene o male sono piaciuti. Ok, ho quasi fatto fuori gli spaghetti, ragazzi, super super buoni. Quando vado a spirucciare anche gli ultimi pezzettini significa che era veramente veramente buono, se riesco a prenderli. Fantastici. Fantastici, Lotto Never. Ok, abbiamo solo 750 porzioni di pollo al limone, quindi direi a questo punto di darci sotto. Allora, cerco di posizionare il cibo in modo che lo vediate. Ragazzi, apprezzate che sono così professional al primo bang. O almeno ci provo. Comunque, questi gamberi sicuramente non hanno nessun tipo di salsa al limone, hanno soltanto i limoni da spremere e io questo non lo apprezzo. Io volevo la salsetta al limone, ragazzi, che cavolo di roba è questo? Gatto da per smettila. Vabbè, ci accontenteremo, ragazzi, ci accontenteremo. Spremiamolo qua un po' ovunque, voilà. Alright, come al solito non so se il rossetto è tutto sbavato, ma stavolta mi sono attrezzata, ragazzi, specchietto, perché veramente ogni volta nei mukbang mi chiedo, ma sarò decente? Perché cioè quando mangi a volte il rossetto lo sbavi, no? Quindi mi preoccupo. Allora, come li mangio?
effettivamente la salsa di limone non esiste, c'è solo il limone che ho spruzzato io. Sono molto buoni, però tutto sommato me li pappo molto volentieri, anche se non penso di riuscire a mangiare due vaschette intere. Ragazzi, che goduria, che goduria. Poi ho letto i vostri commenti e ho visto che in tantissimi mi avete scritto: Nicole, fallo comunque il video di shopping, non ci interessano solo gli acquisti che fai lussuosi, ma anche le cose che prendi da Asus, da Boohoo o altre cosine, quindi vi ringrazio e aspettatevi il nuovo video, mi sa che lo filmerò domani, dei miei ultimi acquisti. Non so se mettervi dentro anche in realtà gli arrivi delle aziende oppure no. Devo vedere un attimino, fatemi sapere, perché a volte lo facevo, ma a volte ad alcuni piaceva, ad alcuni no. Quindi non so, quando filmo i video volete che inserisca anche gli arrivi delle aziende, oppure meglio di no e volete solo i miei acquisti, quelli che proprio ho fatto io personalmente dal sito? Fatemi sapere, penso che stavolta inserirò soltanto i miei acquisti e poi fatemi sapere voi. Che non so onestamente cosa sia meglio, se dividerli oppure no, o se volete che vi faccia vedere gli arrivi delle aziende soltanto su Instagram, anche qui fatemi sapere. Stra buono anche questo pollo al limone, ragazzi. Pollo con limone sarebbe più corretto. Le nuvole di Drago, un must, un must. Già non so mangiare di mio, poi in questo video proprio siamo al peggio del peggio oggi. Ah, strabuono. Beh, vi devo dire, ragazzi, che decisamente ho ordinato troppa roba. Come fai io? Mi scrivete, ah, non è mio, non è mio. Come solito mi scrivete nei mukbang, Nicole. Mangi troppo poco. Avete ragione, ma io invece penso di mangiare tantissimo, cioè mangio un po' di questo, un po' di quello, un po' di questo, un po' di quello. Alla fine penso, cavolo, ho mangiato un sacco di roba, però non la finisco. A parte gli spaghetti l'ho finiti e sicuramente finirò anche il dolce. E ho preso altra roba tipica, avete visto prima, non so se avete visto, il gelato al cocco, quello messo nella mezza noce di cocco. Altro must quando vai al ristorante cinese, che cosa c'è come dolce? Gelato fritto, la torta alle fragole, il tortino alle fragole, oppure il gelato al cocco, cioè questo è. Ero quasi tentata di prendere il gelato fritto, ma poi mi sono detta, Nicole, tutto quello che hai preso è fritto, quindi almeno il dolce evitiamo se possibile. Il povero gatto Denver, mi è dispiaciuto tantissimo doverlo torturare, farlo uscire di casa per andare dal veterinario, ma bisognava gatto Denver. Che ridere, il veterinario mi fa, ha le pupille dilatate, controlliamo, e io no, veramente sono sempre così, effettivamente poi se ne è accorta. Stessa cosa mi aveva detto il primo veterinario che l'ha mai visitato, quando l'avevo appena preso e l'ho portato a fare i vaccini. Stessa cosa, ho una visita, non mi ricordo cos'era, perché mi sa che in Olanda li vaccinano già i gatti e tu li compri che sono già vaccinati, quindi in realtà era già vaccinato, ma l'ho portato al veterinario. Mi ricordo che la prima cosa che il veterinario aveva detto era: che pupille grandi. E io, ah sì. E poi alla fine c'è, cioè, una sua caratteristica in realtà, però lo notano tutti, lo notano tutti. In realtà solo quando c'è molta molta luce, gatto Denver ha gli occhi chiari, si vede che sono azzurri. Tutto, per tutto il resto ha le pupille talmente larghe che sembrano neri, ma in realtà sono le pupille. Amore mio, amore mio. Poi con dettagli sono venute le lentiggini. Molti mi chiedono, ma che cosa sono quei puntini? Una volta non c'erano, sono lentiggini. Presumo perché lui è un gatto tutto bianco, un po' arancione, quindi è un po' arancione, quindi ha le lentiggini. Sono comparse con l'età in realtà. Prima un po' sul nasino, pensavo fosse sporco, mi ricordo che cercavo di pulire e poi ho visto che non aveva, detto ok, devono essere lentiggini. E poi anche qui sulla bocca.
mi sono comparse e ha quasi 9 anni, gatto. Ragazzi, ci sono peli che stanno volando ovunque, se li vedete io già immagino i commenti in questo video. Ragazzi, quando hai 2 gatti, almeno per quanto mi riguarda, un po' ti abitui tipo a mangiare peli, cioè è la normalità della mia vita. Ok, ancora una nuvola di drago e poi dolce. Sempre spazio per il dolce, posso essere strasazia, ma il dolcetto, ragazzi, il dolcetto. Tra l'altro, volevo farvi una domanda: l'importanza della vita. Io sto cercando di vedere le puntate di Avanti un altro, perché mi piace un sacco Bonolis, mi piace un sacco Laurenti e mi piace un sacco Avanti un altro. Ma perché, specialmente la canzoncina iniziale, Devi morire? Ma non capisco perché su Mediaset Play Extra, Mediaset, beh, insomma, cioè quando vai online e cerchi di vederti le puntate, praticamente non funziona, cioè il sito Mediaset non funziona, ma succede solo a me che si blocca e non va avanti, perché io le ho provate, tutte le ho provate, non riesco a vedere le puntate di Avanti un altro, che per me è terribile, perché se me le perdo sono sempre andata a vedermele sul sito e adesso non ce la faccio. Cosa devo fare? Devo reinstallare Flash? C'è Flash sul Mac? Penso di sì. Cosa devo fare? Cioè, aiutatemi, se succede anche a voi vi prego ditemi come devo fare per risolvere. Se non succede anche a voi, cercatemi, ditemi comunque cosa devo fare per risolvere, per favore, perché io non c'è. Non ho la più pallida idea. E voglio vedere Bonolis e Laurenti. Tra l'altro, se mi vedete in questo video, il mio sogno è andare davanti a un altro. Vabbè ragazzi, il mio sogno è andare davanti a un altro e fare una figura del cavolo, ma magari andare lì e comunque conoscere Paolo Bonolis, che io seguo dai tempi di Bim Bum Bam, e Luca Laurenti, e sarebbe un sogno che si avvera. A proposito dei sogni che si avverano, il viaggio di cui vi avevo parlato si sta avvicinando e non vedo l'ora di svelarvi di che cosa si tratta, anche se ho visto che tanti di voi hanno indovinato. E non vedo l'ora, ragazzi, sono super super emozionata e strafelice, perché appunto un sogno della vita che si avvera per me. Io direi a questo punto di passare al dolce, perché sono veramente strasazia, presumo di avere per domani già la cena pronta o il pranzo a questo punto. Eccolo! Oh, c'è un cioccolatino a forma di cuoricino, ragazzi, che figata! Lo faccio vedere bene. Videocamera, metti a fuoco! Più o meno, non lo so, ma videocamera, perché non metti mai a fuoco il cibo nei miei mukbang? Io non lo so. Oh, è super cremoso, ragazzi. Super morbido, però mi sto abbassando per tutto il video per cercare di stare nell'inquadratura. Cioccolatino. Buonissimo. Credo una noce di cocco vera. Anche se non so quanto cocco ci sia in realtà nel gelato. Tra l'altro ho sentito che il gelato con più calorie è quello al cocco. Quindi top proprio. Amore mio, non te lo posso dare il gelato, ti fa male. Già non stai bene. Amore mio, in molti mi avete consigliato la pappa gastrointestinale della Royal Canin. La veterinaria mi ha consigliato o quella della Royal Canin o quella della Hills. Se avete esperienza, quella delle due è meglio. Lei mi ha detto che è la stessa cosa, quindi io di solito ordino su Zooplus. Voglio vedere se c'è, quale dei due brand c'è su Zooplus. E poi prenderò quella, la mangerà anche Gatta Stellina, perché dovranno avere solo un tipo di pappa naturalmente, quindi mangeranno entrambi quella. Ragazzi, quante porzioni ci sono qui? Ma voi dite palline di gelato o dite gusti? A Trieste diciamo palline di gelato, e quando vado in altre città e devo dire gusti mi fa stranissimo. Poi sa veramente di cocco e me ne stupisco anche, peraltro dovrebbe essere normale. Amore mio, sì, i baci me li dai dopo, ok? Tra l'altro, ragazzi,
il mio rossetto preferito che sono riuscita ad usare solo tipo 3 volte, il Love You Back di MAC, scomparso. Ho cercato ovunque, tutte le borse, tutte le tasche dei cappotti, non c'è. L'ho perso. Se qualcuno ha trovato un Love You Back per strada, è il mio, usatelo, è top. Che cosa vi devo dire? Andrò a prenderne un altro, sperando di trovarlo, perché non so nemmeno se fa parte della collezione permanente o no. Penso di sì. Spero almeno. Tanto ho comprato tipo 6 rossetti MAC. Quanti ne ho presi? 4? No. Il kit con 3 rossetti più 2 sfusi, quindi 6 rossetti. No. Il kit con 3 rossetti più 2 sfusi, 5 rossetti, Nicole. Il minimo della matematica, sei ragioniera, il minimo della matematica. E ho comprato 5 rossetti, quello ho perso. Tra tutti e 5 il mio preferito, naturalmente. E devo assolutamente andare a ricomprarlo. Al più presto possibile. Altro argomento importante, in molti mi avete chiesto, dato da me ci sono peli tuoi ovunque, capisci? Capisci, caro Never? Io come devo fare con te? Come devo fare con te, caro Never? In moltissimi mi avete chiesto di fare un altro video sulla legge dell'attrazione. Io vorrei fare un altro video sulla legge dell'attrazione, però non so esattamente l'argomento, perché un po' tutti gli argomenti già li ho trattati, quindi magari suggeritemi l'argomento, o se c'è qualche domanda che avete, magari potrei fare un video in cui rispondo a tutte le vostre domande. Però io la ripeto sempre questa cosa, ragazzi, io non sono un guru, non sono Osho, non sono Eckhart Tolle, non so, cioè non sono nessuno per poterne parlare, cioè posso dirvi quello che come la vivo io la vita, o comunque come vivo io e come metto in pratica io la legge dell'attrazione, ma non so esattamente magari spiegare al meglio, farvi capire tutto, quindi sono sempre un po' restia a farli questi video, anche se mi dite che vi aiutano tantissimo, per questo li faccio, però sono sempre un po' restia, perché poi quando mi rivedo nel montaggio penso sempre, Nicole, questa cosa potevi spiegarla meglio, questo non si capisce, questo non l'hai spiegato fino in fondo, quindi io sono veramente felice che vi aiutino, ma non mi ritengo abbastanza ferrata sull'argomento per poter fare tanti video, non lo so, ditemi voi ragazzi, se vi aiutano io li farò, se avete domande scrivetemi e vi risponderò in video. Lato mio, ci sono sempre periodi in cui devo essere onesta, credo di più nell'universo, più fiducia, sono più riconoscente all'universo per tutto quello che ho, e ci sono periodi in cui vado un pochino più automatizzata come un robot, e poi mi rendo conto e mi ricordo di tutto quello che c'è sotto la realtà, e mi ricordo di ritornare un po' su quel livello di energia, perché a volte la vita ti trascina, le situazioni ti trascinano e tu perdi un po' quel tuo essere radicato in te stesso, ed è per questo che è molto importante continuare ogni giorno sempre a ringraziare l'universo per quello che sia, perché anche se vi sembra poco c'è sempre qualcuno che ha meno di voi e c'è anche sempre qualcuno che ha più di voi, ma non per questo non bisogna essere grati per tutto quello che si ha. Vabbè, se avete visto i miei video appunto su questo argomento già lo sapete come la penso, e penso che più si è grati, più l'universo, all'universo piacciono, non so dove l'ho letta questa cosa, ma all'universo piacciono le persone riconoscenti, più sei riconoscente più ti arriva, più pensiero positivo hai più cose positive ti arrivano, se solo riesci ad essere certo che tu quelle cose te le meriti, ti arrivano. E siamo così abituati a pensare sempre in modo negativo su tutto, è allucinante, siamo stati tirati su così generazioni e generazioni, siamo veramente stati tirati su con il fatto che le preoccupazioni, il pensiero, e crediamo a tutto quello che i nostri pensieri ci dicono, perché pensiamo che la mente siamo noi, invece no, noi siamo, me l'avete anche chiesto nelle storie su Instagram, ma se noi non siamo i nostri pensieri, che cosa siamo? Già il fatto che tu riesca ad osservare i tuoi pensieri da un punto esterno significa che tu non sei i tuoi pensieri, tu sei, noi siamo
la consapevolezza che li osserva. Tu sei un essere, siamo degli esseri più profondi, non voglio dire superiori, ma siamo degli esseri più presenti, e siamo quelli che i pensieri li osservano, siamo quelli che i pensieri li possono bloccare, anche se riusciamo a stare per qualche secondo senza avere un pensiero, non significa che in quel secondo non esistiamo, quindi noi non siamo ciò che pensiamo, anche se ci hanno insegnato che lo siamo, ma non lo siamo. E quando ci arrivano dei pensieri negativi sappiamo di poterli allontanare, così come sono venuti possiamo allontanarli subito, ma sembra facile a dirsi, ma non è mica facile, nessuno, cioè io non riesco a farlo sempre, anche, cioè posso dirvelo nei video, io vorrei riuscire, ma se ci riuscissi probabilmente sarei un guru, io ovviamente non sono nessuno, ma posso dirvi quello che metto in pratica io nel mio piccolo, però sono contenta che poi io vaneggio, però sono contenta di essere riuscita a far conoscere la legge dell'attrazione, questo genere di spiritualità, a chi mi segue, perché se vi aiuta a pensare più positivo, io lo dico sempre, un'altra cosa che penso, non devi necessariamente pensare che il pensiero positivo ti porti delle cose positive, quello che, di cui tu hai bisogno nella vita, però visto che puoi scegliere, tanto vale, se devi scegliere tra pensieri positivi e pensieri negativi, tanto vale scegliere quelli positivi, giusto? Perché poi è, voglio dire, è logico pensare che chi ha pensieri positivi, la vede in modo positivo, tenterà di più, proverà di più, cercherà di, perché dice tanto va bene, quindi prova. Chi ha pensieri negativi, no vabbè tanto non va, no vabbè ma che ci prova, e invece è proprio quello che ci ferma. Se io ci penso, sono 10 anni che lavoro su YouTube, che lavoro con l'azienda, che veramente faccio quello che più avrei mai desiderato, non avrei neanche osato desiderare che questo potesse diventare il mio lavoro, ma ho sempre solo avuto pensieri positivi, e quando ho visto che era diventato un lavoro mi scoppiava la testa solo pensare quante opportunità avrei potuto avere, quante cose bellissime mi sarebbero potute arrivare, le sentivo già mie, mi sono arrivate, e ancora adesso però, ancora adesso ogni volta che mi arrivano, già solo questo viaggio, il fatto di riuscire ad andare a fare una cosa che mi dà veramente, che non vedevo l'ora nella mia vita, e l'ho sempre detto, prima o poi ce la farò, prima o poi ci andrò, non ho mai, e non è che sia, non so, per me è il sogno di una vita, ma ho sempre pensato, sì, prima o dopo, ve l'ho sempre detto, anche quando banalmente parlo di una borsa, ma è una stupidaggine, anche quando volevo un tipo di borsa di marca, ok, che era la Louis Vuitton, ma non me la potevo permettere, quando vedevo chi ce l'aveva, non pensavo, ah, tu, io ti odio perché tu ce l'hai, chi ti credi di essere, guarda come ti atteggi, no, io pensavo, cavolo che bella borsa che ha questa ragazza, e la guardavo, no? Così pensavo, wow, anch'io un giorno ce l'avrò, e pensavo magari prenderò anch'io quel modello, magari ne prenderò uno più piccolo, magari uno più grande, così che bisogna vedere la vita, non bisogna vederla con invidia verso gli altri, perché siamo tutti un'unica cosa, siamo tutti collegati in questo mondo, dovremmo veramente imparare ad aiutarci di più, ad essere più uniti, anche quando uscite per la strada, fate un sorriso, ringraziate, c'è talmente tanto discontento, talmente tanta maleducazione, talmente tanto odiarsi tra di noi invece che aiutarsi, che non ha senso, non lo so, vabbè, probabilmente ho detto 1000 concetti che non c'entravano nulla l'uno con l'altro, ed è anche per questo che quando mi rivedo poi nei video in cui parlo della legge dell'attrazione e tutte queste cose qui, poi non sono mai soddisfatta, perché passo da un argomento all'altro, tutto quello che mi viene in testa e non so se riuscite a seguire il mio discorso, questo è il fatto. Quindi, però devo ricordarmi sempre anch'io queste cose, ragazzi, anzi a volte dovrei rivedermi i video che ho fatto perché aiuterebbero anche me. Altra cosa volevo menzionare, alcuni mi dicono, ma quando ti capita qualcosa di brutto o qualcosa che non ti aspettavi eccetera, come lo giustifichi questo con la legge dell'attrazione? Ragazzi, la legge dell'attrazione, che è una cavolata se ci pensate, perché significa solo che quello che tu desideri e quello di cui tu hai bisogno ti arriva, perché irrimediabilmente ne hai bisogno, quindi è la vita, sono lezioni di vita di cui tu hai bisogno, e stessa cosa se i tuoi pensieri creano la tua realtà, perché tu ti comporti a seconda dei tuoi pensieri, è normale, è ovvio che poi quello che
tu pensi, è ovvio quello che tu, non lo so, è ovvio che quello a cui tu pensi costantemente prima o dopo ti arriva, è normale, sia esso positivo che negativo. E stessa identica cosa, se noi abbiamo bisogno, ed è così purtroppo, se abbiamo bisogno di determinate, cioè non può andare naturalmente tutto bene nella vita, perché ci succedono anche cose negative. Io la penso così, l'ho letto da qualche parte, non so dove, perché tutte le cose che ho letto non mi ricordo nemmeno da dove le ho lette, però c'era scritto che l'universo ti dà anche quello di cui tu hai bisogno per crescere spiritualmente, e che tutto quello che tu passi significa che sei abbastanza forte per passarlo. Significa che tu, anche questo l'ho letto, prima di venire al mondo, in qualche modo il tuo sé superiore ha deciso di venire a vivere questa vita, perché cioè questo mukbang si sta trasformando in un video sulla legge dell'attrazione, scusatemi, questo succede quando tu parli a vanvera ed è venuta fuori così, e, cioè veramente io cambio così tipologia di video così, e, però significa che se ti arriva qualcosa significa che quello ti serve per crescere ed è quello che ti aiuterà a migliorare. Non sempre si migliora nella gioia, ma si migliora anche nel dolore, si migliora anche stando male, cresci anche in queste situazioni. Molto spesso chi è una persona molto empatica, chi è una persona molto ragionevole, buona, di solito, non sempre, ma di solito, penso io, sono persone che sanno che cosa significa soffrire, sanno che cosa significa stare male, ed è per questo che sono empatiche, ed è per questo che riescono ad arrivare ad un livello di sensibilità maggiore. Spero si capisca quello che volevo dire. Ragazzi, ok, penso di dover fare un video sulla legge dell'attrazione a questo punto, perché evidentemente ho voglia di parlarne. Fatemi sapere comunque voi davvero tutto. Spero vi sia piaciuto questo video in cui, come al solito, dovevo mangiare chili di roba c'erano, ma io non ce l'ho fatta. Gatto Denver miagola, ma a volte non esce il suono. Amore mio, ciao patatone, è tanto stanco, adesso si mette a nanna. Quindi questo è quanto, mia family, noi ci vediamo domani con un nuovo video, che è venerdì, l'ultimo della settimana. Mi raccomando, mettete like a questo video se vi è piaciuto e cliccate sul tasto iscriviti e attivate la campanella così non vi perderete i miei prossimi video. Un bacio grandissimo, a domani, ciao!